Discutiamo assieme alle associazioni, assieme agli utenti, assieme agli operatori, con gli esperti su questo tema della malattia mentale e dei mass media, in particolare del ruolo che i mass media hanno nel definire anche un campo, un senso, un significato che poi viene acquisito come tale dai lettori, dagli spettatori, dagli ascoltatori. Noi oggi avremo il piacere, e siamo onorati della loro presenza, di avere con noi a commentare queste tematiche dei colleghi giornalisti della carta stampata. È chiaro che il discorso andrebbe ulteriormente articolato poi agli altri strumenti di comunicazione di massa, ma l'occasione che ci viene data per questa riflessione è un'occasione che nasce da un'attività che è stata svolta in preparazione di questa settimana proprio dal gruppo di utenti, dagli amici che con Radio Liberamente si sono organizzati in una redazione e che in particolare con il nostro amico Angelo, che hanno passato in rassegna decine e decine, direi, di articoli selezionati dalla rassegna stampa quotidiana degli ultimi mesi, mi pare degli ultimi 8 mesi, poi vabbè, poi ci direte, gli ultimi 4 mesi, poi ci direte bene come, individuando tutti i pezzi nei quali si parlava appunto di psicologia, psichiatria, salute mentale, malattia mentale, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi avremo un approccio per quanto possibile di sintesi su queste informazioni che sono state poi abilmente trasformate in slide per rendere più rapida la comunicazione dalla dottoressa Ciambellini, che così tanto per rompere subito il ghiaccio, chiamo qui alla presidenza per introdurre questo lavoro. Io, al di là di essere un operatore, sono un libero cittadino e socia dell'associazione Idee in Circolo e appunto collaboro a tante attività che Social Void assieme a Idee in Circolo svolge. Tra cui c'è anche questa redazione della radio, che in questo momento ho l'onore di rappresentare, ma ci tengo a sottolineare appunto che questo lavoro è stato svolto assieme da un gruppo di persone e che oltre ad alcune persone che come me sono operatori, ci sono stati vari utenti e vari cittadini. E Angelo poi ha avuto questo compito diciamo, più grande di raccogliere tutti gli articoli che abbiamo analizzato. Perché abbiamo pensato a questa analisi? Allora, intanto, da un lato abbiamo pensato un po' a quelle che secondo noi potevano essere le esigenze dei media e abbiamo pensato che abbiamo analizzato diversi studi che evidenziano che le persone portatrici di problemi di salute mentale solitamente non sono ritenute degne di fare notizia a meno che non siano connesse ad eventi o episodi particolarmente negativi di cronaca nera. Dall'altro lato, le esigenze invece di chi il disagio lo vive. Quindi molte persone che hanno una malattia mentale sono riluttanti a cercare aiuto perché questo può portare a stigma, che ancora circonda fortemente questo argomento. E il pubblico, alcuni studi evidenziano come la rilevanza dei media sia molto grande nell'influenzare l'opinione pubblica. Al che ci siamo detti, questa analisi può essere utile per trovare assieme le parole per dirlo. E il primo punto sottolineato in modo concorde, uniforme dagli utenti è stato: i cittadini con disturbo mentale hanno espresso il volere di essere chiamati persone che hanno un problema di salute e non identificati con il loro problema di salute, quindi non parlare di depresso, di schizofrenico, di psicopatico, ma di persona che ha depressione, che soffre di depressione oppure di una persona affetta da schizofrenia. Gli scopi che ci siamo dati è sicuramente condividere delle buone prassi di comunicazione sulla salute mentale. E condividere anche delle raccomandazioni rivolte agli operatori di come possono parlare di salute mentale e di come possono parlare del loro lavoro per agire in modo attivo nel ridurre o prevenire la stigmatizzazione. E è importante il fatto che una delle cose che ci siamo dette è che i media sono uno strumento di informazione importantissimo e quindi diversi studi dimostrano che gli atteggiamenti verso la salute mentale possono essere migliorati se diamo delle informazioni precise sui disturbi e sul loro trattamento e
tramite contatto diretto con le persone che sono portatrici di questo disagio. Altri scopi che ci siamo dati sono l'evidenziare degli stereotipi, dei pregiudizi che spesso sono connessi appunto alla salute mentale. Per esempio, l'immagine di un ospedale psichiatrico spesso è associato a un carattere di custodia, di chiusura, di lontananza dalla città e, per esempio, rispetto ai farmaci, spesso sono sottolineati più gli effetti negativi degli effetti positivi, che spesso sono sottostimati. Uno degli altri scopi è quello, come aveva preannunciato anche il dottor Staraci, di aprire un confronto con i media locali e far sì che i professionisti della salute mentale e gli utenti siano coinvolti sempre di più per fornire maggiori informazioni dai diretti interessati, da degli interlocutori circa i trattamenti, circa i disturbi. Perché cambiare comunque la rappresentazione della psichiatria ci permette di arrivare a un ulteriore scopo, che è quello di cambiare l'opinione pubblica circa la salute mentale. Quindi rispetto all'analisi, la metodologia, le parole chiave che abbiamo utilizzato per selezionare gli articoli sono schizofrenia, schizofrenico, psicosi psicotico, matto, delirio, pazzia, ansia, depressione, mania, psichiatria, psichiatrici, salute mentale. Abbiamo raccolto articoli dal 1 maggio al 30 di settembre e di tutti i quotidiani della provincia di Modena e abbiamo trovato, sono stati selezionati 202 articoli, di cui 147 che parlano di temi legati alla salute mentale e 55 che utilizzavano termini della salute mentale ma in altri contesti. La griglia di analisi che abbiamo utilizzato prevede la sezione del giornale in cui si trova l'articolo, i termini più utilizzati nel titolo, nel sottotitolo e nell'occhiello, la definizione di cittadino con disagio psichico, come viene normalmente chiamato nei vari articoli che parlano appunto di salute mentale, definizione del disturbo e del comportamento, i nomi dei disturbi più utilizzati, i termini utilizzati per descrivere il comportamento che si attribuisce alla persona, i luoghi di cura a cui maggiormente ci si riferisce, la terminologia per definire gli operatori, i trattamenti e i farmaci e infine i termini utilizzati in altri contesti. Quello che è uscito è che rispetto alla sezione del giornale in cui si trovano gli articoli, la maggior parte degli articoli si trova nella cronaca, una buona parte nella salute e un'altra buona fetta nella cultura. Quello che abbiamo voluto sottolineare è che accanto appunto ad un rilevante numero di articoli nella cronaca, vi è una buona presenza di articoli di informazione sulla salute mentale fornita nella sezione della salute e quindi e questo fornito dai tecnici. Quindi questo permette di dare delle informazioni positive sulla salute mentale. Rispetto ai termini più utilizzati nel titolo e nel sottotitolo, l'area che è più maggiormente rappresentata è quella di altro, perché abbiamo trovato tante volte termini come dipendenza, sindrome maniacale, delirio, follia, ospedale psichiatrico e quindi li abbiamo racchiusi insieme in questa terminologia. Diciamo in altro, anche se poi si può vedere che il 19% è legato al termine di residenza psichiatrica, e il 12% è legato allo stress in generale e un buon 10% è legato all'ansia e alla depressione. In particolare, il gruppo di lavoro che ha analizzato questi dati che sono usciti ha sottolineato in negativo la presenza nel titolo di termini come raptus omicida, oppure l'omicida era in cura, oppure pericoloso, e in modo invece positivo la parola guarigione e la parola salute mentale. I titoli che ci hanno più colpito, abbiamo portato alcuni esempi di quelli in negativo, se la tristezza diventa una malattia, ci ha colpito perché in questo modo chiunque si sente triste, malato, insomma, dicevamo non è così. Oppure delitto di serra, l'omicida era in cura dallo psichiatra, piuttosto che malati psichici verso Fossoli, che chi ha detto ritorno sa bene che Fossoli cosa rappresenta Fossoli, raptus omicida, oggi l'autopsia, piuttosto che uccise la moglie potrebbe finire all'ospedale psichiatrico. Alcuni esempi in positivo, ansia e depressione col vivere col male della contemporaneità, eravamo un po' in dubbio, però in realtà è un bell'articolo che affronta il tema e quindi dà delle informazioni, dà dei suggerimenti circa i trattamenti e quindi ci sembrava utile citarlo. Quando il lavoro diventa terapia e lotta ai pregiudizi, piuttosto che cantiamo la psichiatria contro il pregiudizio, non sono matti né pericolosi, ma esseri fragili e finalmente dalla salute mentale si può guarire. Questo ci era piaciuto tantissimo. Circa la definizione del cittadino, della persona con disagio psichico. In generale, più
quotato è paziente in generale, poi una buona fetta è legato a paziente psichiatrico. E le definizioni che più ci hanno colpito sono disabile mentale e malato mentale o psichico. In positivo invece è utente e persona con disturbo psichiatrico, che è quello che la maggior parte delle persone con disagio, la modalità con cui si chiedono di essere definiti. Un'altra cosa che ci è piaciuto sottolineare è il fatto che non appaiono dei termini molto discriminatori come folle, pazzo, squilibrato, psicopatico. In questi 202 articoli non è mai ricorsa a questa terminologia. Circa il comportamento, anche qui altro, racchiude tantissime tipologie diverse, dalla follia al raptus, al vizio parziale di mente, allo stato confusionale, allo stato di delirio, stato mentale, che è questa roba di stato che implica staticità, insomma, ci ha fatto riflettere molto. E differentemente, appunto, spesso si parla di problemi psichici, malattia mentale e un po' meno di salute mentale. Connotazione che a noi piacerebbe di più, insomma. Definizioni che più ci hanno colpito in negativo, ci ha proprio colpito tantissimo il germe della violenza nella diagnosi di disturbo mentale, perché insomma ci pareva una roba grandissima, così come incapacità di provare sentimenti piacevoli. Tutti noi ci siamo detti: non è vero, noi facciamo tante cose belle, facciamo assolutamente no. In positivo, un articolo che parlava appunto di guarigione. Circa i nomi dei disturbi più utilizzati, abbiamo visto che il più gettonato è depressione. Ci siamo fatti un po' di ipotesi, uno tra i quali che insomma un po' come so quando mia nonna mi diceva sono in crisi, piuttosto che sono insomma è un termine molto gettonato ma non utilizzato, insomma se si parla di depressione è più chiaro che non parlare di psicosi, di schizofrenia, però qua volevamo aprire il confronto, le vostre idee. Circa i termini utilizzati per la descrizione del comportamento che si attribuisce alla persona, il più gettonato è legato al delirio, e molto la pericolosità e anche il raptus. Quindi questo ci ha fatto riflettere in negativo come appunto stato di delirio, di gelosia, di raptus o di pericoloso rimandino sempre a questo tema di indeterminatezza, della pericolosità e in negativo. Insomma, i luoghi di cura a cui maggiormente ci si riferisce, il 46% dei luoghi indicati era la residenza psichiatrica o struttura per malati psichici o casa di cura per malati psichici. Volevamo però sottolineare che c'è stato tutto il tema della struttura di Carpi che ha influenzato moltissimo questa analisi rispetto appunto ai luoghi di cura. E dall'altro lato, insomma, ci ha colpito molto il fatto che si parli in modo molto rilevante di manicomio e di ospedale psichiatrico, perché il 10% degli articoli di questo ancora queste strutture faceva riferimento. Tipo circa la terminologia per definire i trattamenti, circa gli operatori, l'operatore più citato è lo psichiatra, il secondo lo psicologo, e questo appunto ci ha fatto riflettere come la salute mentale sia molto connessa appunto alla psichiatria. E, i farmaci che non sono citati, su 220 articoli abbiamo trovato delle terminologie legate ai farmaci in 20 articoli, e molto grazie a Vasco Rossi, che nell'ultimo periodo ne ha fatto parlare tanto. E il termine più utilizzato è stato psicofarmaci. E circa i trattamenti, 11 volte si è parlato di trattamenti e per esempio 3 volte di attività riabilitative, 2 di socializzazione, 1 di presa in carico, quindi abbiamo concluso che si parla poco di trattamenti. Quindi una riflessione che vi portiamo, però poi appunto si vorrebbe aprire il confronto, è che si parla molto poco di trattamenti, non appare mai il termine cura e una sola volta si parla di guarigione, però dall'altro lato il termine più utilizzato è quello di pazienti. E allora ci chiedevamo se questa cosa potrebbe veicolare intanto l'idea che il disagio psichico sia una situazione immutabile e un'altra cosa che non si può intervenire per provocare dei cambiamenti, perché dall'idea appunto se non si parla mai di trattamenti di una staticità. Velocemente, i termini che vengono utilizzati in articoli che parlano di altri temi, il più frequenti sono pazzo e pazzia, molto legato alla mucca pazza, folle, matta e impazzito, e soprattutto si trovano comunque nelle sezioni di cronaca e di salute, qualche volta in home page, una volta sola nello sport.
Su questo però volevamo riflettere su sull'indicazione che abbiamo tratto poi dalla Carta di Trieste, per cui l'indicazione che noi vorremmo dare è di limitare l'uso improprio di termini relativi alla psichiatria e notizie che non riguardano le questioni di salute mentale. Per esempio, noi abbiamo trovato politica schizofrenica, partita schizofrenica, perché in questo modo si rischia di incrementare il pregiudizio che un determinato disturbo mentale sia sinonimo di incoerenza, di inaffidabilità e di imprevedibilità. E quindi su questo, insomma, è importante riflettere. Un'altra cosa che abbiamo guardato sono la Carta di Trieste indica cinque maggiori pregiudizi, che sono la pericolosità, l'incomprensibilità, l'inguaribilità, l'improduttività e l'irresponsabilità. Il più in assoluto presente è la pericolosità. E, il secondo è l'incomprensibilità, quindi insomma dicevamo è anche in linea con la nostra richiesta di dare maggiori informazioni, di raccontare più di salute mentale, coinvolgendo poi i diretti interessati. E in negativo non si parla mai della parola diritti. Quindi su questo, insomma, anche quando c'erano articoli molto legati alle opportunità per le persone, non si utilizza mai la parola di diritto. Quindi a questo punto volevamo lasciarci con l'interrogativo che cosa possono fare gli utenti e i familiari, cosa possono fare i giornalisti, e cosa possono fare gli operatori, e lasciarvi un'ultima frase tratta dalla Carta di Trieste. Che è usare termini appropriati, non lesivi della dignità umana, stigmatizzanti o pregiudizievoli per definire sia il cittadino con disturbo mentale, qualora oggetto di cronaca, sia il disturbo di cui è affetto, sia il comportamento che gli si attribuisce, onde non alimentare il già forte carico di tensione e preoccupazione che il disturbo mentale comporta, o indurre forme di identificazione, sentimenti o reazioni che potrebbero risultare destabilizzanti o dannosi per la persona, i suoi familiari e la comunità nell'insieme. E poi lascerei la parola al prossimo.